Riccardo Milani, il regista del lungometraggio su Gigi Riva, la storia di questo giocatore da sogno, perché ha fatto sognare tutta l'Italia, è stata paragonata a quella di Oliver Twist per la sua tristezza, soprattutto da bambino. Ma è una storia piena di valori, quella di Gigi, che va oltre la malinconia del vivere. Gigi ha insegnato molto a tutti, lo ha fatto senza volerlo, lo ha fatto con il suo comportamento, con il comportamento in campo e fuori dal campo. È una storia veramente epica la sua, che racconta un'isola, che racconta anche un pezzo della nostra storia, che racconta quanto si può, anche da un campo di calcio, dare valori etici a tutti. Mister Ranieri, vogliamo raccontare le sue conversazioni con Gigi Riva? Ma ci sono state diverse conversazioni con lui, la più che ricordo con più piacere è stato proprio all'arrivo, quando c'è stato il playoff con il Bari nell'ultima partita valevole per salire in Serie A, e noi eravamo appena entrati dentro gli spogliatoi, vedo la chiamata che era lui, che di solito non risponde a nessuno, e lui dice: guarda Claudio, di ai giocatori che non ci sono soltanto quei tifosi che sono venuti, ma c'è tutta un'isola dietro di voi, mi raccomando date tutto. E io ho ripetuto per filo e per segno quello che Gigi mi aveva detto. Che cosa ha rappresentato per lei concludere la carriera di allenatore nel Cagliari? Ma che cosa ha rappresentato? Ho iniziato a Cagliari, diciamo, perché avevo fatto prima Interregionale, poi una Serie C, e poi in Serie C sono arrivato a Cagliari e lì vincemo il campionato C, B, A in 3 anni e la salvezza. Per cui dopo 35 anni ritornare a Cagliari mi è sembrato la chiusura di un cerchio magico, perché la mia carriera poi mi ha portato in giro in Italia, in Europa. E mi è sembrato bello concludere dove avevo iniziato. Beh, per chi conosce il calcio, quella fu una squadra, l'ultima squadra povera, diciamo così, a vincere uno scudetto in modo del tutto imprevedibile. Riva era l'animatore di una squadra considerata di scarti all'inizio, compreso lui, e questo gruppo, come in un film romantico, trovò la forza di superare i propri limiti. Poi Riva è il più grande marcatore in nazionale di tutti i tempi, ha segnato la storia dello sport ma anche del costume, la vicenda della sua storia d'amore con la dama bianca ha cambiato addirittura il dibattito sul divorzio d'Italia nel 1970, e poi l'ultimo uomo che ha detto dei grandi rifiuti contro la propria convenienza economica. Quindi questo è ciò che lo ha reso e lo rende un grande testardo, un grande simbolo, un bel modello per i giovani di oggi. Tutto è nato dal fatto che io sono nato nel 1969 a Cagliari. Alla morte di Gigi Riva mi è venuta questa idea, ho trovato tanti amici, e oggi è un sogno, perché avere Ranieri, Telese, tutti questi personaggi, due sere bellissime di festival, avere la cultura sarda e la cultura abruzzese che si uniscono, e il fatto che già ci hanno invitati in Sardegna tra 2 mesi la Cagliari Calcio per Cagliari-Milan, gemellaggi davanti tra questi due popoli, insomma sono una cosa meravigliosa.